Caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Credo Paulo Dybala. È un attaccante versatile, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. È molto veloce, dotato di un controllo di palla fuori dal comune, abilissimo nello stretto. Insomma, Fabio, ha le doti che ti aspetti da un attaccante argentino. E in più sa anche giocare spalle alla porta, con personalità, nonostante non sia un gigante. Certo, e segnare è il modo migliore in cui potrà fare la differenza. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Danilo. Dybala. La gioca sulla destra. Cuadrado. Prova ad andare via con eleganza. Deve buttare dentro un cross. Locatelli sul pallone. C'è chance per tirare. E ci è mancato davvero poco su questo tiro. Questo è un gran bel tiro. Credo che il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Pallone alto nello spazio. E ora avranno una chance da calcio d'angolo. Sceglie di battere corto. Cerca il compagno in area. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Prova direttamente. Da lì può concludere. Vediamo se può capitalizzare. C'è la palla lunga, in avanti. Vlahovic. Rabiot. Prova a prolungare. Ecco il tiro. La palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. Un passaggio di grande qualità. Ha dimostrato grande visione di gioco servendo il compagno in quel modo. Va a avanzare l'azione con il lancio lungo. Ecco il tiro! Prova il tiro! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Rabiot. La Juventus sta mettendo gli avversari in difficoltà, vuole chiarire la situazione fin dai primi momenti di gara. Danilo riconquista la palla. Burabia decide di sfruttare la fascia. La gioca in area. Troppa forza, un pallone per nessuno. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Usa le sue doti tecniche.
Burabia. Prova il tiro. La palla supera la linea di porta. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. E il risultato si sblocca, 1-0. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari. Ecco Dybala, Morata, è un grande riflesso qui. Ha messo alla prova il portiere. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Paolo Dybala, vero specialista sui calci d'angolo, attenzione. La Juventus guadagna un altro corner. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Libera tempestivamente. De Sciglio. Bell'anticipo, pericolo sventato. Verde. Palla in profondità per il compagno. Cuadrado. La Juventus sta cercando di non peggiorare le cose. Concedere un altro gol sarebbe un disastro. Si libera la grande. La gioca all'indietro. Rabiot. Riceve in ottima posizione. Preferisce il retropassaggio. Può tentare la conclusione. Locatelli. La squadra in svantaggio è quella che paradossalmente sta controllando di più il pallone. Certo che il calcio a volte è ingiusto. Locatelli. Paolo Dybala. Burabia. Oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Ottima discesa sulla destra. Se ne va. Cross in arrivo. Bell'intervento difensivo. Locatelli. A sinistra con il passaggio. La mette in profondità per il compagno. E trova il compagno. E passa. Un palo clamoroso. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Il portiere la calcia lontano. C'è un'opportunità. Costringe l'avversario al fallo. Lancio lungo del portiere. La mette sulla sinistra. Verde. Riceve in posizione interessante. Reca. Verde. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Paolo Dybala prova a spingere sulla corsia di destra. Si libera la grande. Dybala. Cross di Dybala. È ben posizionato e spazia via la palla. Locatelli sul pallone. Opportunità di ripartire. Prova con la palla lunga. C'è la palla filtrante. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva.
Ecco un'occasione di contropiede. E c'è una palla filtrante. Colpisce. Parata di Szczęsny. Rabiot prova a verticalizzare. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. E iniziano i secondi 45 minuti. La Juventus ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Ha spazio sulla fascia. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Bel tiro! Bel tiro! Sono andati vicini al gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. De Sciglio va alla ricerca di un compagno davanti e il tentativo finisce con un nulla di fatto. Riceve la palla Rabiot. Dybala prova con la palla lunga, libera tempestivamente. Questo errore potrebbe essergli fatale. Salta e colpisce di testa. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Lo Spezia deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Rabiot. La gioca in profondità. Scatta verso il pallone. Prova la conclusione. E c'è la rete. Atteggiamento positivo in questo secondo tempo, subito gol. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. Si riparte di nuovo in parità. Nessuna delle due formazioni ha nulla da invidiare all'altra, Fabio. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Può crossare in area. Cross verso e va a colpire di testa. Ha fallito una clamorosa occasione. Dybala. Palla filtrante per Locatelli. Burabia. Sceglie il pallone morbido. Qui deve tirare. Un gol semplicemente fantastico. Una giocata perfetta. Una grande partita oggi. Ha finalizzato con il colpo sotto. Qui c'è tutta la sua astuzia. Che freddezza, Fabio. Ha aspettato fino all'ultimo per vedere com'era messo l'estremo difensore. Poi ha calciato a scavalcare. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Sicuri in fase di palleggio. Calcio di punizione per la Juventus. Cuadrado. Dybala. Devono riprovarci.
Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Esatto, Fabio. Prova a verticalizzare. E trova il compagno. Incornata! Un colpo di testa da dimenticare. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Cuadrado. Danilo. Paulo Dybala. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Lungo pallone in avanti. Arthur. È davvero una bella serie di passaggi questa. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Bella apertura. Vuole la profondità. Decide di sfruttare la fascia. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. A sinistra con il passaggio. Attenzione, grande chance. Stanno cercando chiaramente di farne un altro. Con insistenza, Fabio. Una buona fase offensiva è la miglior difesa. Pungendo così tengono il fulcro del gioco lontano dalla loro area di rigore. Palla intercettata. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Vlahovic. Locatelli. Mostrano un buon controllo del gioco. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Verde. Pallone alto nello spazio. Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol. Vogliono mettere il risultato al sicuro e non lasciare niente al caso. La squadra ora deve salire se vogliono provare a giocarsi quest'ultima azione. Vlahovic. Vlahovic! La mette in rete! Trovano il pari all'ultimo respiro. Grande entusiasmo dei tifosi. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Il portiere ci ha provato, ma il tiro era troppo angolato e il palo non l'ha certamente aiutato. Situazione di parità perfetta. Siamo ormai nel finale di gara. Reca prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Verde vede la porta. Grande intervento, vale come un gol. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Verde la gioca in mezzo e l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Rabiot. Nicolau. E l'arbitro chiude qui la partita. Finisce in parità e nessuna delle due squadre onestamente si è mostrata superiore all'altra. Io credo che sia un risultato giusto. Luca, quali sono le tue impressioni su questa gara?